Una buona serata, ben ritrovati da Speciale News Web 24 della sera. In apertura la crisi di governo che è stata lanciata nel periodo di Ferragosto dal leghista e ministro dell'interno Salvini, approdata ieri al Senato con le dichiarazioni del premier dimissionario Conte, che ha scaricato la responsabilità di tutto ciò ovviamente alle leghiste. Dal pomeriggio sono cominciate le consultazioni, come da tradizione il capo dello Stato ha ricevuto ex capi di Stato e presidenti di Senato e Camera, Casellati e Fico. Poi ci saranno le delegazioni delle autonomie, ma il giorno più importante sarà domani, quando tra mattina e pomeriggio confluiranno sul Colle tutti i principali partiti protagonisti. L'ipotesi di un Conte bis al momento non è contemplata, anche se potrebbe essere contemplata un accordo tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, che ha presentato 5 punti ma che non mette in evidenza il taglio dei parlamentari. Battaglia del Movimento Pentastellato, e Matteo Renzi si è ritirato intanto dalla partita. Adesso la cronaca, il caso della morte del turista francese sulle montagne del Cilento. Sarebbe deceduto in seguito a uno shock per la rottura dell'arteria femorale. Questo l'esito dell'autopsia fatta sul turista francese, che è stata eseguita nell'ospedale di Sapri. Intanto la procura di Vallo della Lucania, in relazione alla morte dell'escursionista, ha aperto una indagine cercando di capire le responsabilità per quanto riguarda il ritardo dei soccorsi, come hanno denunciato i familiari. Gli inquirenti però ribadiscono che non c'è stato ritardo nei soccorsi sin da subito. L'area dove poi è stato ritrovato il ragazzo era stata individuata, ma complicato il ritrovamento sia per il dirupo che per quanto concerne la zona impervia. Per ciò che concerne invece le cronache dell'estate, ci spostiamo a Lucera, perché dopo molto tempo è tornato ad illuminarsi il castello della fortezza Sveva Angioina. Non accadeva da tempo. Anna Ricciardi, Telecattolica. Ok, un attimo, così facciamo la pagina sportiva. Via. Ed eccoci alla pagina sportiva, incominciamo con il basket, perché comincia domenica 25 agosto il ritiro per quanto concerne la preparazione per il campionato per il Basket Club Cirignola in vista della prossima stagione in Serie C Silver, stagione 2019-2020. La società ha organizzato due momenti, il primo domenica con il raduno ufficiale presso l'hotel Greco, dove si ritroveranno per le prime conoscenze e l'incontro con i media. La preparazione comincerà lunedì 26 agosto al nuovo Pala Famila, per assaggiare il nuovo parquet in vista di una stagione che si spera ricca di soddisfazioni. Comincia il ritiro precampionato anche per la pallavolo Cirignola, che al Palla di Leo partirà lunedì 2 settembre dalle 18.30. Il roster del nuovo tecnico Davide Castellaneta comincerà a sondare i primi passi per le basi di un rilancio importante, con l'obiettivo di ritornare in B2. Dopo la retrocessione di qualche mese fa, altro obiettivo di tutto il team Fuxia è di far tornare i tifosi ad incitarne e stare loro accanto in una stagione che si preannuncia ricca di aspettative, ma con la consapevolezza di essere ai nastri di partenza della stagione più forti delle avversità che sono maturate con la retrocessione nella precedente stagione. È tutto per questa edizione serale di Speciale News Web 24. Vi ringraziamo per averci seguito. Prossimo appuntamento con il nostro telegiornale domani mattina alle 9. Buon proseguimento di serata. A domani.